dire che è un tempo presente, per chi non è uno studente di storia contemporanea, ricordo che questo vi trovate in una lezione di storia contemporanea frequentata dagli studenti in beni culturali e in lettere, ci sono anche altri studenti che appunto della specialistica che in questo momento sono presenti. E in questa lezione presenteremo due libri che sono della, vi dico i titoli, vi faccio vedere succede appunto in questi casi. Il libro di Paolo Ondani e Armando Sorrentino, Chi ha ucciso Pio La Torre, omicidio di mafia o politico, e il libro di Piera Mengola, Padri e Padrini, delle rocce invisibili, Aliata dal maestro di rispetto. Sono due libri, quello della Mengola molto recente, quello su Pio La Torre è una riproposizione di Venuto e Corretta di un testo di qualche anno fa e quindi aggiornato a termini oggi. Allora, a me tocca un compito molto limitato e veloce, che è quello sostanzialmente di presentare gli autori in modo così biografico. E Paolo Ondani è un giornalista di inchiesta, è stato coautore di Report insieme a Milena Caparelli e ha lavorato con Michele Santoro. Pubblicato per Il Soli due libri che raccontano un po' la storia del berlusconismo, Oltre la cumula e Soldi di famiglia, che sono stati pubblicati per Il Soli. E poi ha partecipato a molte trasmissioni di inchiesta radio televisive, Cirus, Reggio Verde, Sciusciano. Armando Sorrentino invece un avvocato è stato parte civile nel processo Pio La Torre, nel processo per la morte anche di Rosario Di Salvo, e poi ha partecipato come avvocato ai processi politici Reina, Mattarella, La Torre, ed è stato anche parte civile nel processo su Borsellino III. È stato un dirigente politico del Partito Comunista Italiano, poi del Partito Democratico di Sinistra e poi di Rifondazione Comunista, e lavora per l'ALPI e con l'Associazione dei Giuristi Democratici e con l'Associazione Memoria Sud. Poi c'è Piera Mengola, che è una documentarista della Camera dei Deputati ed è responsabile della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2. È stata collaboratrice di Tino Anselmi, appunto nell'inchiesta sulla massoneria deviata, ha diretto l'archivio degli atti giudiziari dell'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta delinquenza mafiosa e ha collaborato con la commissione di inchiesta del Parlamento sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle strage in Italia. E ha anche presieduto la direzione dell'archivio della commissione parlamentare antimafia. E poi è stata anche consulente di parecchie procure della Repubblica, quelle di Palermo, di Napoli, di Brescia, di Aosta e di Reggio, e ha scritto appunto questo bel libro che è Padri, Padrini e Luci Invisibili. Allora, se voi vedete, abbiamo a che fare con un avvocato, un giornalista e un archivista. Sono tre modalità con cui è possibile affrontare la storia. Tre modalità molto diverse, noi abbiamo discusso molto, perché
La storia non è soltanto storia accademica, è anche storia che viene utilizzata nel discorso pubblico, è anche storia di cui si fa un uso pubblico, se non fa un uso positivo, se non fa un uso sbagliato. Qua abbiamo tre figure che hanno utilizzato la storia in ruoli diversi. Una che è la dottoressa Mendola, ha lavorato con la storia perché ha raccolto le fonti della storia, e voi sapete, ne ho parlato a lungo, perché non c'è storia senza fonti, e che la stessa raccolta delle fonti è già un elemento discriminante della ricostruzione dei processi storici. Chi l'ha ricostruita con l'obiettivo di raccontarla attraverso un mezzo pubblico, chi l'ha seguita dentro il processo giudiziario, cioè difendendo le parti civile ed entrando quindi in contatto con le documentazioni e utilizzandole in funzione del processo. Tre modalità diverse, molto interessanti. Devo dire, a me questo aspetto multisettoriale dell'uso della storia per me è molto importante, perché io credo che i ragazzi studiano storia non per accumulare nozioni, ma per assumere l'idea, come sempre, di pensare storicamente, e pensare storicamente passa attraverso gli analisti, i giornalisti e anche gli avvocati, ma anche un giudice. Però l'avvocato in qualche modo ha questa funzione di individuare una responsabilità. Quindi, per esempio, mi piacerebbe se qualcuno di noi facesse un accenno sul rapporto tra storia raccontata dagli storici e l'uso della storia che fa la giustizia. Noi abbiamo parlato molto ieri, poi c'è nel merito, dico soltanto questo, ci sono la storia della mafia, la storia della massoneria, e quindi un intreccio di un'articolazione di processi non visibili o comunque difficilmente decifrabili, perché sono un prodotto di relazioni pubbliche, ma relazioni che passano segretamente, che hanno in qualche modo orientato gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, alcuni ritengono ancora fino ad oggi. Io ieri vi ho dato un punto di vista su queste cose, ho detto che di fronte ai fenomeni eversivi della Costituzione, che sono stati i fenomeni dello stragismo e del terrorismo rosso, nella mia lettura della storia d'Italia noi non possiamo non tener conto che lo Stato costituzionale in qualche modo ha tenuto, è riuscito a mettere l'argine e ha valorizzato il tema fondante della Repubblica, che è quella della democrazia. E questo credo che sia un punto importante. E altrettanto importante avremo, se vuole, come ha tenuto rispetto alla potenza di quale onda, potenza dell'onda rispetto al quale ha tenuto, io ve l'ho accennata, loro la conoscono meglio di me, e quindi io cederei la parola, chiedo, io direi di parlare 20 minuti ciascuno, in modo da poter permettere agli ospiti, ma io penso soprattutto ai miei studenti, di intervenire, perché un'occasione come questa, di persone che sono state presenti, che hanno vissuto, che hanno conosciuto, che hanno consultato le fonti, difficilmente potrà ripetersi nel tempo. Quindi è una buona occasione per capire meglio. Passo la parola alla professoressa Adriana Tantani, che in realtà è la vera produttrice di questo incontro, e la ringrazio per questo. E proprio perché noi siamo tanto questi anni
perché l'assillo che mi ha indotto a desiderare questo incontro dentro il vostro corso di storia è quello di poter consegnare a voi o provare a fare con voi un pezzetto della strada della nostra Repubblica, un pezzetto del percorso di formazione del processo democratico a partire dalla Costituzione. Il professore Adorno ha già detto, ma questo è il filo che ci legherà, questo percorso dentro la democrazia, per la democrazia, per la costruzione della democrazia, così come disegnata dalla Costituzione, non è stata una passeggiata e non lo è tuttora. È un cammino, un percorso impervio che è stato segnato da momenti drammatici, da tensioni, da conflitti. La storia conosce questo. Conflitti, come dice il professor Adorno, al quale lo Stato sia inteso come Stato istituzione, ma anche inteso come Stato comunità che siamo noi, no? Abbiamo retto, reggiamo tutti quelli che crediamo nei valori della Costituzione. E tuttavia lo scontro è stato ed è, io vorrei dire ancora oggi, molto duro. Quindi vale la pena di conoscere un pezzetto di storia per stare dentro la storia con maggiore consapevolezza, con una possibilità di protagonismo attivo, potendo scegliere come collocarsi da cittadina, da cittadino, da studioso, da studente, dentro la storia. Il tema è enorme, i temi che affrontano i due libri sono enormi. Per non perderci in questo territorio sconfinato, noi abbiamo scelto di selezionare tre episodi e chiederemo ai nostri tre stupendi autori di toccare questi tre passaggi della storia d'Italia. Il primo è all'inizio della nascita dello Stato democratico, la strage di Portella delle Ginestre del 1 maggio del 1947. Il secondo, lo dico nell'ordine in cui li affronteremo, non nell'ordine in cui si sono verificati, è l'uccisione, il delitto di Pio La Torre, allora segretario del Partito Comunista Italiano, ucciso il giorno prima, state attenti, del 1 maggio, il 30 aprile del 1982. E il terzo episodio è l'omicidio Mattarella. Abbiamo ritenuto che questi tre episodi, illuminati di conoscenze documentali, storiche, giornalistiche, giuridiche, processuali, possano illuminare su un pezzo più grande della storia d'Italia, su questo conflitto tra chi ha creduto nei valori della Costituzione e chi si è opposto al processo di formazione della democrazia. Perché è semplice: per la difesa di vecchi privilegi, con un intendimento di conservazione di uno status quo, contrapponendosi appunto al percorso indicato dalle madri e dai padri costituenti. Iniziamo da Portella delle Ginestre e Pio La Torre. Perché? E chiediamo ad Armando di aprire questo incontro, questa riflessione. Vedete, Portella delle Ginestre è questa strage di Aurelio Armando che ha luogo il 1 maggio del 47. E vi è un filo per me pieno di emozione e di tenerezza, devo dire, che lega questo episodio alla vita e alla morte di Pio La Torre. Pio La Torre, in quel 1 maggio del 47, aveva già quasi 20 anni e aveva fatto le sue scelte fondamentali. A Portella vengono uccisi contadini poveri che con le loro famiglie festeggiavano due cose:
difesa del lavoro e quindi dei diritti del lavoro che loro intendevano finalmente non provare ad affermare. Ma nello stesso tempo era la festa di una vittoria politica, perché il fronte del popolo pochi giorni prima, di quel primo maggio, in Sicilia aveva avuto, e in Italia aveva avuto alle elezioni regionali in Sicilia, aveva avuto una grande affermazione e quindi vi era in questa parte della società, no? La speranza che davvero, davvero l'avvio della vita democratica di questo paese potesse significare, a partire dai più diseredati, tempo di affermazione di diritti veri, di libertà. Pio La Torre a quell'età aveva fatto la stessa medesima scelta, era andato via da casa perché veniva da una famiglia di contadini poverissimi, faceva già attività politica, al padre bruciarono la stalla per punirlo di questo figlio incontinente, e il padre, che aveva altri 5 figli, disse a Pio: se vuoi fare attività politica devi andare via da casa. Lui proprio in quegli anni andò via da casa e andò a dormire sui tavoli della Camera del Lavoro di Palermo, e da lì cominciò la sua attività sindacalista. Morirà nell'82, chiudo subito, 47-82, morirà nell'82, parlamentare nazionale del Partito Comunista, dirigente comunista, aveva deciso nell'81 di tornare in Sicilia. Era dirigente nazionale, avrebbe potuto restare assai più comodamente a Roma, ma dopo l'omicidio Mattarella, dopo la conclusione dei lavori della prima commissione antimafia, alla quale aveva dato un contributo decisivo, vorrei dire, pensò che tornare in Sicilia fosse il suo dovere. Non solo aveva ucciso Mattarella, ma si era aperta per la Sicilia l'ennesima sfida drammatica. La decisione del governo nazionale di instaurare questi accordi. E lui riteneva che questo fosse, rappresentasse per la Sicilia e per i siciliani, per i siciliani, un rischio insopportabile di sottomissione a un disegno che era un disegno di prevaricazione, di prepotenza, di rabbia a Armando. Ad Armando chiedo quindi di aiutarci a stare dentro questo filo che lega Portella a Pio La Torre, alla sua vita e alla sua morte. Devi parlare molto forte perché altrimenti le dirette. Sì, sì. Nazionale, possiamo dirlo in termini impropri, dove convivono
dicono le sinistre, il Partito Cattolico per eccellenza, la Democrazia Cristiana e anche altri partiti, il Partito di Azione, eccetera. A un certo punto, però, siccome noi venivamo dalla rete, noi eravamo, siamo entrati in guerra con la Germania, a un certo punto abbiamo stipulato l'armistizio e siamo passati con gli alleati. Ma questo ha creato problemi quando a Parigi si doveva decidere, le sorti degli esiti della guerra. Il Trattato di Parigi ci impose molte restrizioni, non fummo considerati dei vincitori. Il presidente del Consiglio di allora, De Gasperi, tornò da quell'esperienza molto provata e di lì a poco fu chiamato negli Stati Uniti, perché ha ricordato Adriano Valli, in Sicilia pochi giorni prima della strage di Portella si era votato, c'era stato un successo notevole del fronte popolare garibaldino, e allora ciò ha accelerato delle decisioni di buttare fuori, in termini espliciti, le sinistre dal governo, e inizia una nuova fase della vita politica nazionale. Portella, per Portella iniziano i segreti di questo paese. Io dico segreti e sottolineo segreti per distinguerli dai misteri, perché spesso c'è la falsa narrazione dei misteri d'Italia. Non ci sono misteri, ci sono solo segreti. I misteri attengono ad aspetti della fede, della religione, i segreti attengono all'umano, al razionale. C'è, c'è chi sa e tace e non parla. Per vari motivi. Questa falsa narrazione è stata pericolosa nella costruzione della interpretazione storica di ciò che è avvenuto. Di ciò che è avvenuto è che ha un'origine appunto in Portella. Ma Portella è il frutto di una dottrina, io sono partigiano, di una dottrina che è quella statunitense, della dottrina Truman, che era il presidente degli Stati Uniti in quel momento, che disse: combatteremo il comunismo sovietico e il comunismo ovunque esso si trova. Siamo a marzo 47 e di lì a poco inizia il passaggio di fase. Una fase che è durata, in termini diciamo parabellici, fino al 92-93, con le stragi, i grandi omicidi, i terrorismi, rosso e nero, eccetera. E a quella iniziale falsa narrazione che tiene il passo anche oggi presso tanti studiosi, molti storici e anche politici, era che Giuliano, Salvatore Giuliano, che era il capo banda che compie la strage, che Giuliano la compie perché glielo chiedono gli agrari, i mafiosi, e bisogna interrompere e insurgere questo sindacato che ritorna a vivere dopo 20 anni di regime fascista, dittatore, che aveva abolito il sindacato. Io non ho mai molto creduto a questa versione, che è anche esistente, perché Giuliano spara, uccide, la mafia aveva interesse a interrompere, a fermare la lotta che facevano i contadini per le terre, per avere le terre, ma c'era dell'altro, e c'era che iniziava subito la strategia della tensione. Quella è la prima strage, alcuni la definiscono strage di Stato. E perché strage di Stato? Se voi pensate soltanto che poche ore dopo la strage, al mattino del 1° maggio, il comandante dei carabinieri di Palermo e il questore di Palermo dicevano che era una strage politica, e l'indomani alla Camera il ministro dell'interno, il siciliano Scelba, disse: no, l'ha fatto Giuliano, la politica non c'entra niente, c'è il responsabile massimo dell'ordine pubblico, smentiva due dei massimi dirigenti dell'ordine pubblico a Palermo che avevano il polso della situazione.
pestaggi, i trini. Quello che notevole scritto della dottoressa Mendola attribuisce in un certo senso come mandanti, alcuni che sono mandanti coperti, a tale principe Beata, alto massone già sin dalla giovane età. Io devo fare per Santi, vado per Santi, e Giuliano verrà ucciso 3 anni dopo, nel 1950, verrà ucciso, si dice, in un cortile di un paese alla cronaca, alla ribalta della cronaca in questo periodo, che è Castelvetrano, a quanto pare non fu ucciso lì, portato lì, in un'atmosfera di mistero, questa volta lo uso io, ma soprattutto era un segreto, perché? Perché una cosa era vera, come disse un grande giornalista, Besos, un europeo settimanale famoso di allora, che disse una cosa sola e sicura, che è stato ucciso, si capiva come è stato ucciso, per motivi che adesso non voglio affrontare. Si apre il processo, e il primo processo politico, per così dire, di grande impatto, dove la verità non verrà. E io introduco subito veramente un discorso che lo richiamava in un certo senso il professore Adorno, no? Verità processuale, verità giudiziaria, verità storica, verità sostanziale. La verità processuale non sempre posso misurare, non sempre facilmente si può raggiungere e non sempre il potere esige che la magistratura in questo paese ha fatto fino in fondo il proprio dovere. Quindi i poteri invisibili sono quelli che significano gli apparati segreti dello Stato, le massonerie e altri organi occulti che tendono a vivere di trame e anche di rosche traffici, diciamocelo. Ebbene, questi poteri a volte hanno trovato sponda nei poteri visibili. I depistaggi cosa sono stati? I depistaggi fatti in tutte le vicende drammatiche di questo paese, fino ad arrivare al processo antenatore. Ma si parla di stragi, si parla di segreti e c'è qualcuno che comincia a, anche a livello di studio e di approfondimento, sussurrare che ormai si dovrebbe avere il diritto all'oblio, che significa negare qualunque ricerca storica, significa negare la ricerca della verità, e invece bisogna avere il vizio della memoria. Senza memoria questo paese, nessuna democrazia può vivere. La memoria è il vaccino di ogni democrazia, deve essere intesa come vaccino di ogni democrazia. Ci sono pure associazioni che si chiamano memoria per guardare al futuro, perché noi possiamo capire e concepire il futuro se abbiamo contezza del presente che si basa sulla conoscenza di ciò che siamo stati. E oggi siamo a rischio a vari livelli, perché non voglio lambire, ma lambisco un tema che era poi il tema di Pio La Torre, che era quello che è il Pio della Pace. Argomento oggi di indubbio e di estremo interesse e di estrema preoccupazione. Vado indietro un attimo, alle false narrazioni spesso vanno in parallelo le false purificazioni, come diceva il termine usato da Simone Belli, che c'è, sono quelle cose che si dicono per tranquillizzare la propria coscienza, per sentirsi a posto con la propria coscienza. E così quindi si dice che la strage di Portella l'hanno commesso gli agrari, diciamo, con le mani, con il fucile di Giuliano, che la strage di Piazza Fontana, io però capisco che voi alcune cose non le sapete. Allora, la prima grande strage è Portella, ma poi questo paese ne ha annoverate tantissime stragi. Una poco dopo il 69, che il 69 fu un momento in cui i lavoratori, le lavoratrici conquistavano spazi di democrazia,
conquistarono Militi, e allora ecco che arriva Piazza Fontana. Dopo Piazza Fontana ci sono altri eventi, e poi, me lo richiamava Leonardo Avari, abbiamo il delitto politico per eccellenza, il più grave della storia della Repubblica, quello che segna lo spartiacque tra il prima e il dopo, che è il delitto di Aldo Moro. Aldo Moro era il soggetto, il politico più di spicco del Partito della Democrazia Cristiana, uomo di grande intelletto e di grande capacità visionaria, che aveva capito che la democrazia si stava bloccando perché c'era questo grande suo partito e di fronte il Partito Comunista Italiano di un altro grande partito, e insieme si bloccava reciprocamente. Allora bisognava cambiare, perché anche il Partito Comunista era condannato a un'opposizione perenne. Aldo Moro decide di cooptare e di inserire a poco questo partito nel governo del paese. Gliel'hanno fatta pagare, gliel'hanno fatta pagare. Io non so chi, ma indubbiamente non sono quei quattro delinquenti delle cosiddette Brigate Rosse, che poi erano nere nell'animo perché lavoravano contro la democrazia. E Aldo Moro sta 55 giorni prigioniero, viene rapito e dopo 55 giorni ucciso. Un crimine che ha connotati di disumanità senza precedenti in ambito dei diritti politici. In questo frangente la Sicilia si distingue, perché quello che accade in Sicilia dal dopo Moro, siamo sempre nel 78, fino al 1983, non accade in nessuna parte del mondo, non in Colombia, del mondo. Qui vengono uccisi tutti quei personaggi, quei soggetti che hanno un ruolo volto al cambiamento in senso progressivo della collettività, della comunità. Giornalisti, politici, il capo della procura, il capo dell'ufficio istruzione, il prefetto, si arriverà al prefetto, il presidente della regione, il capo del partito di opposizione che per l'appunto era Piola Toro, giornalisti, uomini politici ulteriori, tutta una classe dirigente decapitata. Piola Toro, che fa il deputato a Roma, decide di tornare a fare attività politica in Sicilia. Sente questo richiamo che Camilleri, che ha scritto la presentazione del nostro libro, dice: sente il richiamo quest'uomo che era non un comunista borghese, che era un comunista che sapeva quanto costa un pane, che sapeva il prezzo del pane, cioè per dire uno che viene dal popolo, che nel popolo è cresciuto, che sente i suoi bisogni e che vuole, con tutta l'esperienza che ha accumulato perché aveva fatto parte della commissione antimafia qualche anno prima, stendendo una relazione che ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni, è attualissima, forse per certi aspetti non superata, perché parlava già allora delle commissioni tra mafia e neri e fascisti, perché parlava di massoneria, facendo nome e cognome di alcuni massoni, che poi la dottoressa Merlo l'avrebbe conosciuto dalle carte, e ovviamente andato oltre le conoscenze di La Torre. La Torre decide di tornare in Sicilia, siamo nell'81, e però si trova di fronte a un problema storico della mafia. Ma la mafia c'era stata sempre, non è che, ma la mafia, secondo l'interpretazione e l'analisi che compie la Torre, ha compiuto un salto di qualità, ha osato dove fino a quel momento non aveva osato, ha ucciso il presidente della regione addirittura, che è un democristiano, che è un pupillo era di Aldo Moro e che nel congresso di a poco nazionale che si sarebbe fatto era già destinato ad essere vice
Torre però trova un problema nuovo sulla sua strada. Vedo il giornale. Trova un problema nuovo, il problema dei missili che si era deciso che fossero installati a Comiso, in provincia di Ragusa. Questi missili di Corea e Stati Uniti erano qualcosa come 130, perché bisognava difendersi dal pericolo di un'invasione dell'Unione Sovietica. E la Torre dice, scusate, ma anziché mettere a Pordenone, a Udine, che siamo più vicini, perché li mettete qua, che siamo in Africa, in Nord Africa? Quindi l'obiettivo è un altro. Siccome un tempo stretto, dovrei anche parlare del processo. La pace è lunga per raccontare, in poche parole, è anche un argomento che è attualissimo. La Torre grida nella interviste, documenti, dibattiti e dice, signori miei, con questa frase la Sicilia salterà in aria, diventerà una terra di spie, contrabbandieri e di malaffare, con il pericolo che perché abbiamo qui testate missilistiche nucleari. E allora dobbiamo mobilitarci e buttare a mare questa ipotesi drammatica. Io posso leggere, se ci sarà tempo, quello che diceva, c'è il Pentagono ha fatto male i suoi calcoli e se ne accorgerà presto. Se ne è accorto lui, ahimè. Perché Pio la Torre, secondo la mia idea, documentata peraltro, cala sulla via della pace. La pace oggi è un tema drammaticamente attuale lo fu allora, perché in quel momento, 81-82, noi eravamo sull'orlo di una guerra nucleare tattica, limitata, perché il comandante delle forze statunitensi diceva noi faremo la guerra limitata all'Europa, alla bassa Europa. Pio la Torre venne ucciso il 30 aprile 82, 10 anni dopo si aprirà il processo, sono trascorsi 10 anni di indagini che indicano quale mandante i componenti della commissione, della cupola mafiosa, Fina, Provenzano, Pippo Calori, eccetera. Questo processo durerà tra primo, secondo e terzo grado, in Cassazione, 7 anni, ci sarà una costola che durerà altri 6 anni. Abbiamo raggiunto delle verità, indubbiamente, per carità, sono delle verità processuali, ma che non sono le verità sostanziali, che non sono le verità storiche, perché i mandanti, come i mandanti dell'omicidio Mattarella, come fino a qualche giorno fa i mandanti della strage della stazione di Bologna, come i mandanti della piazza della Loggia, non sono stati assicurati alla giustizia. Quindi il processo è un momento importante della vita umana, della ricerca della verità e ha una, diciamo, un ambito di intervento che ahimè è purtroppo limitato. Quindi la ricerca storica sorregge la ricerca della verità processuale e addirittura la può superare, ma è la politica poi che deve chiudere il cerchio per la conoscenza da poter tramandare alle generazioni giovani. Grazie. Grazie. Io che lega il diritto Mattarella al diritto La Torre è un filo fortissimo. Io ricordo un solo episodio per dare subito la parola a Paolo Mondano, che è davvero in questo paese è uno dei più esperti in materia di diritti politici e stati, ci dirà anche lui delle cose molto importanti. Il filo che lega questi diritti lo ritrovo nell'intervento che Pio La Torre fa alla Camera dei Deputati subito dopo l'uccisione di Mattarella. Voi riportate, tu e Armando, nel vostro libro questo intervento che considero di grandissimo rilievo, no? E lì
tipi di verità che sono alla sua conoscenza diretta, personale, e che forse è molto importante che tutti quelli che siamo qui questa sera, quelli in particolare che non eravate con noi in quegli anni a Palermo, a Roma, ecco, possiate anche voi sapere. Io chiedo proprio Paolo di spiegare perché loro lo possono capire bene, 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 come fai alla televisione. Boh, non vi fidate di me, io ci provo. Allora, quello che diceva Adriana è sostanzialmente questo: il 6 gennaio del 1980 venne ucciso Pier Santi Mattarella, che per chi non lo sapesse è fratello del nostro presidente. Pier Santi Mattarella viene ucciso immediatamente dopo il Parlamento si tiene una discussione su che cosa è accaduto. Prende la parola con la torre e afferma in estrema sintesi, non ricordo le parole italiane, le trovate subito, dice sostanzialmente questo: in un colloquio con Mattarella ad un certo punto noi ci scambiamo delle idee, ora mi allargo un po' rispetto al testo vero e proprio, raccogliamo le idee su quello che sta facendo la mafia in Sicilia e Mattarella, Pier Santi Mattarella, sottolinea che effettivamente il ruolo della mafia in Sicilia travalica il ruolo di un soggetto che è la criminalità organizzata come comunemente storicamente la conosciamo. Ha un ruolo diverso, un ruolo per così dire politico. Pensa Pier Santi Mattarella a qualcosa di più grande che non la mafia, dietro i fatti di mafia e gli omicidi eccellenti che in quegli anni si stanno verificando. Pensa a un livello internazionale. Penso cioè a un network più grande che coinvolga la mafia, e non solo la mafia ma anche i poteri criminali. Pensa ad un uomo di forze che abbia un peso internazionale, cioè chiaramente si fa intendere che pensa a un ruolo di altri paesi, persino alleati dell'Italia, nella costruzione degli attentati, degli omicidi. È inquietante quello che ci dice Mattarella. Fissatevi queste date: Mattarella viene ucciso il 6 gennaio del 1980, due anni prima, 9 maggio 1978, viene ucciso Aldo Moro. Mattarella viene ucciso il 6 gennaio 1980, ma di lì a un mese e mezzo, se tra il 16 e il 20 febbraio 1980, si deve tenere il congresso della Democrazia Cristiana, il 14° congresso della Democrazia Cristiana. Di lì, tra la morte di Mattarella e il congresso della DC, viene ucciso anche Vittorio Bachelet, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ucciso dalla Brigata Rossa dell'Università di Roma, con a fianco la sua assistente, Rosy Bindi. E questa, vengono uccisi, cioè, due uomini che sono l'espressione più pura, più alta del monoteismo in Italia, cioè della fedeltà alla linea politica di Aldo Moro, che in estremissima sintesi aveva compreso che occorreva andare oltre i blocchi contrapposti, USA contro USA, che questa democrazia bloccata che escludeva i comunisti al governo riduceva il nostro paese a una fotocopia delle peggiori democrazie sudamericane, o comunque quella poteva essere la strada terribile che avremmo potuto percorrere. E quindi lui chiama il governo internazionale, c'è cioè un'esperienza controversa, ma comunque chiama poi a un governo con i comunisti. Ma ancora prima, al governo con i comunisti in regione Sicilia ce l'aveva chiamati Mattarella. Con lei c'è anche tu dentro quel governo, perché lei non è una qualsiasi. Allora, cosa accade? Accade che lei c'è, appunto. Accade che pensate Mattarella, a mio parere proprio per questa apertura nei confronti dei comunisti, esattamente come proprio per questa apertura nei confronti dei comunisti, la paga Aldo Moro, e cioè l'idea di rompere blocchi con l'idea del paese bloccato, come dicevo poco fa, Pier Santi Mattarella viene ucciso a Palermo, ma viene ucciso con una formula strana.
dovete sapere, flashback sull'attualità, nel luglio del 2021, due anni fa, la Commissione parlamentare antimafia ha desecretato un verbale del 22 giugno del 1980. Sono passati 31 anni, quel verbale viene desecretato. È un verbale del quale niente meno che Giovanni Falcone si presenta alla Commissione parlamentare antimafia e dice: io so come è andata la storia dei diritti politici degli anni 80, stiamo indagando, anzi vorrei discutere con voi del caso Mattarella. E il presidente appunto che aveva nel 1978 già aperto il suo governo contro tutti i comunisti, e Falcone lo dice chiaro e tondo: lui crede a una pista diversa, o comunque a una pista diversa rispetto all'omicidio puramente solo di mafia, ci sono altri soggetti che hanno sparato questa Mattarella, crede cioè alla pista vera dell'omicidio. Indagati Valerio Ferravanti e Gilberto Cavallini. Valerio Ferravanti è quello che a lui dopo verrà condannato in via definitiva insieme alla Francesca Rambo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, e Gilberto Cavallini ha fatto altri omicidi, è attualmente sotto processo, secondo grado in appello, sempre per ancora per la storia della strage di Bologna del 1980, in primo grado contro Gilberto Cavallini si è risolto con una condanna, e sarebbe il quarto uomo della strage. Come sapete, l'anno scorso c'è chiuso un altro processo sui mandanti, il quinto uomo della strage, in primo grado è stato condannato Paolo Bellini. Non vi spaventate, in questo paese si può condannare e discutere di uomini che hanno ucciso 40 anni fa, 40 anni dopo. E meno male che ci si pensa. Pensate che in questo processo a Bologna sono stati presi in esame anche quattro figure presunti mandanti in primo grado, ovviamente essendo scomparsi, diciamo così, hanno fatto il processo di morte, ma se non altro, voglio dire, come diceva il professore Adorno, se non ci tocca la verità giudiziaria, allora proviamoci con le storiche. Cosa dice Giovanni Falcone a questa commissione parlamentare antimafia? Cioè, guardate che qui siamo di fronte al fatto che è possibilissimo che proprio Ferravanti e Cavallini abbiano ucciso il Mattarella. Non trovo il punto, ve lo dico a memoria. E dice una cosa pazzesca: se così fosse, lo dice 31 anni fa, due anni prima di essere ucciso anche lui Ferravanti, se così fosse, cioè se neofascisti del calibro di Gilberto Cavallini e Valerio Ferravanti hanno ucciso Mattarella, noi dovremmo presumibilmente, cari parlamentari che state là, riscrivere porzioni importantissime della storia d'Italia. Così dice proprio papale papale. Purtroppo devo dire che non se lo filano molto in quella riunione sulla commissione parlamentare di mafia. Vado veloce per dire che Cavallini e Fioravanti verranno prosciolti dall'accusa nel 1998-99, definitivamente prosciolti, benché ci fossero tutta una serie di dati abbastanza incontrovertibili. Il più importante, il più emotivamente importante, è il riconoscimento che Irma Chiazzesi, la moglie di Piersanti Mattarella, fa dell'omicida. Lo vede, lo riconosce, lo guarda, va avanti per anni il processo e dire: è Valerio Ferravanti. Questo non peserà ai fini della discussione, ma non solo, c'è persino Cristiano Ferravanti, fratello di Valerio, anche lui neofascista, anche lui pluriomicida, che racconta davanti ai magistrati che è Valerio ad aver compiuto sia l'omicidio di Piersanti Mattarella sia la strage di Bologna. Creduto perché a un certo punto si avvale Cristiano Ferravanti della possibilità di non continuare ad accusare il fratello, in quanto ritiene che potrebbe essere ucciso nel momento in cui dovesse emergere definitivamente quella verità, ma non ritratta come i giudici in definitiva.
riusciva a salvare i fiori e i cavalli nella fine di anno. Cosa incredibile, e sono l'ultima delle cose che vi dicono, è che il caso Mattarella, questo processo, riemerge il 7 gennaio del 2021, perché la Corte d'Assise di Bologna, con la sentenza del primo grado, a cui facevo riferimento prima, che condanna l'esponente dell'Argiberto Cavallini per la strage di Bologna, dedica delle 2200 pagine, 100 pagine a dire i giudici che hanno dichiarato Fioravanti e Cavallini innocenti, o almeno non abbiamo raggiunto definitivamente la prova, hanno completamente sbagliato tutto, e prende in esame 100 pagine il processo e lo squarta dicendo sono dei fuori, non dice lo stesso, questo lo dico io, e dicendo sostanzialmente che quel processo non regge. Molto interessante in finale che cosa, a parte della politica di questa storia. Come dicevo, che Santi Mattarella viene ucciso il giorno della Befana del 1980, il 6 maggio 1989, 6 gennaio 1980, il 14esimo congresso del Cristiano si tiene dal 16 al 20 febbraio, un mese e mezzo dopo. In carica in quei giorni il primo governo Cossiga, infarcito di un ordine P2, la loggia degli Giugelli, eccetera, per chi non sapesse nulla. Oso pensare che se dovesse parlare veramente non metterebbe qui settimane. Nelle settimane precedenti il congresso, questo congresso del Cristiano, badate, l'Unità Nazionale col PC che si asteneva, chiude nel 78 perché per le guerre dice basta, non posso più restare in un governo dove diciamo di fare delle cose che vengono fatte a metà. Nel 79 sarà l'elezione con il Partito Comunista, perde molti voti perché l'elettorato non era molto contento di quell'esperienza dell'Unità Nazionale. Ma nel 1980 la parte morotea, diciamo, della PC, quella buona, scusate se sono molto schematico, ma devo parlare velocemente, vuole rifare l'accordo con i comunisti. Zaccagnini, ancora il segretario, poi non so come si chiamava, Benigno Zaccagnini, il segretario della Democrazia Cristiana, legatissimo a Moro, si presenta a quel congresso con una vasta alleanza che arriva a circa il 60%, che rivuole fare l'accordo con i comunisti. Questa volta i comunisti potrebbero entrare addirittura nella maggioranza di governo e entrare direttamente al governo, benché sia stato ucciso Moro nel 78 e tutti abbiano capito per fare questo ucciso Moro nel 78. Insomma, per fare breve, l'omicidio di Mattarella, io credo anche l'omicidio di vicepresidente del CSM, servirà sostanzialmente a ribaltare incredibilmente ed improvvisamente la maggioranza di quel congresso. La mozione di Zaccagnini che apriva i comunisti aveva la maggioranza all'inizio del congresso e improvvisamente viene ribaltata. E dovete sapere che all'interno di quel congresso, se fosse stato più Pier Santi Mattarella, sarebbe diventato vice segretario del partito e verosimilmente dopo qualche anno segretario del partito. Cambiava la storia del paese, perché in realtà da quel congresso in poi la storia cambia in senso negativo. Comincia col governo Forlani e seguente, quello che abbiamo definito giornalisticamente il CAF, il rapporto tra Craxi e Forlani, cioè insomma un rapporto che aveva poi, come dire, che aveva demolito l'anima buona dei partiti, l'avevano fatti diventare per tutti gli anni 80 pura macchina di potere, tanto che sappiamo come è finita con Mani Pulite, con questi qui. Quindi bene, il congresso sconvolta la maggioranza, è ribaltata la maggioranza e il segnale dell'uccisione di Pier Santi Mattarella e di Vittorio Bachelet fu capito perfettamente da quei delegati al congresso. Capite cosa intendo dire? Un segnale inequivocabile, perché la parte migliore dei corotei della dirigenza democratica cristiana, la futuribile segreteria, era stata azzerata a colpi di mitra. E quindi i nemici del mondo vincono con il congresso. Adesso voglio concludere
pensato di chiamare gli appunti, mi interessava di dirvi anche che avrei voluto raccontarvi un po' meglio che cosa è stata questa straordinaria quantità di stragi dalla 47 in poi e di omicidi eccellenti, che cosa sono significati e perché. Volevo sottolineare un ultimo solo punto. È incredibile come migliaia di articoli, centinaia fra libri, film, fiction, dibattiti, decine di celebrazioni siano scivolate sulla nostra memoria collettiva come l'acqua sul vetro. Se ai misteri dell'agenda rossa di Borsellino scomparsa il giorno del suo omicidio, o come pure della trattativa Stato-mafia, diciamo così, la televisione avesse dedicato un po' di più e un po' di meno ai casini personali di Totti e Ilari, forse, diciamo così, oggi sapremo qualcosa in più sulle origini, sulla storia della nostra Repubblica. E soprattutto capiremo perché siamo diventati un paese così fragile e magari abbiamo anche la possibilità di cambiarlo. Da vecchio giornalista voglio lasciarvi solamente dicendo che non accontentatevi dei social per informarvi. I social vincono ogni sorta di illusione e di falsità. Frequentateli ovviamente, perché, ma mettetevi in condizione di non farvi fregare, perché sapere è veramente in condizione di scegliere. Poi se invece il vostro futuro non vi interessa, padroni di farlo, non preoccupatevi perché altri si approfitteranno della vostra disattenzione, della vostra memoria corta. Statevi dicendo cosa fare. Cioè, come dire, tutte le informazioni
sono informazioni serie, certificabili. Quando, lo dico a voi perché molto spesso andiamo appunto su internet per fare delle ricerche, lo faccio anch'io e per carità se non si potesse fare perché ovviamente è utilissimo, ma non potete capire, qualche volta ho trovato, perché alcune cose insomma sono un po' una ditta ai lavori, date sbagliate, nomi sbagliati, interpretazioni ambigue, se non addirittura qualcosa di più, perché c'è anche chi può entrare e organizzare proprio opera di disinformazione, di depistaggio. Quindi è molto importante quando si lavora nelle università, nel lavoro che abbiamo fatto noi, ricorrere a degli archivi affidabili. È stata costituita proprio per questo motivo la rete degli archivi per non dimenticare, che sono archivi appunto di enti pubblici e privati, di istituzioni, di associazioni antimafia, ma tutte caratterizzate dall'essere documenti in qualche modo certificati, scusate se torno con questo termine, ma è proprio una certificazione. La rete degli archivi per non dimenticare ha poi dato vita a fontitaliarepubblicana.it, dove voi troverete una miniera di atti processuali, tutti ad esempio i processi sulle stragi, i maggiori processi antimafia, e troverete anche molta documentazione formata dal Parlamento, ma che il Parlamento non aveva deciso di rendere così facilmente consultabile. Ad esempio troverete in Fonte Italia Repubblicana informatizzati i 120 volumi di documenti, che sono poi volumi di oltre 1000 pagine, che sono stati pubblicati in allegato alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 presieduta da Tina Anselmi. Questi volumi nella Camera e nel Senato avevano ritenuto di dover informatizzare, hanno fatto la rete degli archivi per non dimenticare e lì quindi potete trovare tutto sull'universo P2, il che vuol dire sulle più importanti vicende italiane. Ecco, io ho lavorato parecchi anni in Parlamento e quindi negli archivi delle commissioni parlamentari. Poi ho lavorato tanti anni, faccio tuttora diverse gruppi della Repubblica. Quindi il mio lavoro è stato proprio questo, cercare cioè di mettere insieme, di far dialogare le carte del Parlamento, gli archivi del Parlamento con gli archivi delle procure. Perché mi sembrerà strano, cioè dovrebbe essere normale che questi archivi in qualche modo possano collaborare, dialogare e lavorare insieme, ma invece non è così. Non è così anche perché non è facile consultare gli archivi pubblici del Parlamento, anzi è un'opera abbastanza complessa, però si può fare e ci sono tutti gli archivi delle commissioni antimafia, della commissione P2, da poco, pensate dopo quanti anni, finalmente c'è anche la commissione scrittura, insomma veramente una marea di carte e documenti. Ecco, io mi sono resa conto che le informazioni che trovavo da una parte e dall'altra in realtà dovevano poi riessere messe insieme, cioè c'era sempre un tassello, un quadro dove si poteva tentare una lettura a 360 gradi dove mancava qualcosa, e quindi ho messo insieme tutti questi pezzettini. Inutile dire che mi sono occupata non per passione o vocazione, ma perché questo è il lavoro che mi era stato attribuito alla Camera dei Deputati nelle commissioni parlamentari d'inchiesta, in modo particolare della massoneria mediata, occulta, segreta, invisibile, chiamatela come volete, che è un problema tutt'oggi enorme nella democrazia del nostro paese. Non mi soffermo in questa sede, ma se poi qualcuno vorrà fare domande potrò anche chiarire qual è la differenza, e credo che sia doveroso e importante farlo, tra massoneria coperta e deviata e massoneria regolare. Vi do soltanto un dato, cioè il nostro paese è unico al mondo da questo punto di vista, perché abbiamo censite, ma una sottostima, ben 220 obbedienze massoniche
illegittime, illegali, operative in Italia, non potete immaginare quale numero di logge di soldi segrete, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, perché guarda caso poi crescono e se ne formano di più in Sicilia e in Calabria, e nel mentre le organizzazioni regolari sono soltanto tre. Comunque, questo argomento, se no si appastellano troppi argomenti, se interessa qualcuno potremo approfondirlo dopo, anche perché è tornato di grande attualità adesso con la cattura di Matteo Messina Denaro, quindi il dibattito sulle protezioni che lui avrebbe avuto da parte della massoneria, eccetera. Io ho cercato quindi di, non dico ricostruire la storia d'Italia, per carità, non ne sarei stata capace, ma certamente di mettere luce in tante vicende che sono state fondamentali nella nostra storia, l'immigrazione, lo stragismo, fatti con la criminalità organizzata, con l'organizzazione naturale, quale fosse stato il ruolo della massoneria coperta. E ho fatto un po' un viaggio in tre mondi paralleli, perché tali sono, perché se poi, se qualcuno di voi avrà il coraggio di leggere il mio libro, vedrà che quello che c'è scritto non è che si ritrova facilmente da nessun'altra parte, è una lettura parallela di quello che è accaduto in Italia. E ho scelto come guida il principe siciliano Giovanni Aliata di Montereale, perché questi tre mondi lui li ha rappresentati in modo straordinario. Aliata era un mafioso riservato, perché questo è un altro argomento, cioè contro fra mafia e massoneria, quali mutazioni ha comportato anche negli assetti organizzativi delle due associazioni, diciamo. È stato quindi un mafioso importante della famiglia di Brancaccio, riservato, è stato un importantissimo massone, uno dei capi più importanti della massoneria di Piazza del Gesù, unico sovrano gran maestro Arbitam nella storia della massoneria italiana, per volontà della massoneria americana, al quale egli era legatissimo. È stato tra l'altro l'artefice dell'incontro, del patto di unità d'azione che si sigla nel 77 tra logge massoniche deviate e organizzazioni mafiose, di cui vi parlerò, perché si verifica in Sicilia, e purtroppo la Sicilia, in Sicilia si verifica il 99% delle vicende che sono riuscite a ricostruire, soprattutto in quella terribile stagione 76-80, cade quasi tutto qui in Calabria, con unità di interni, peraltro, e poi è stato un grande versore, coinvolto nel tentativo golpistico del 70, quello del principe Borghese, quello del 74, il golpe Sogno, e soprattutto poi l'inchiesta padovana del giudice Tamburino sull'organizzazione eversiva Rosa dei Venti. Quindi insomma ha rappresentato per me il mondo della massoneria coperta, il mondo della mafia e il mondo della destra eversiva, che sono le tre componenti di quello che è stato, a partire da una certa data, il sistema criminale eversivo italiano. Ora, se dovessi ricostruire tutti questi rapporti e collegamenti, mi sono fatto una scaletta, ma insomma penso che scorrerei un po' troppo rispetto al tempo che mi è stato assegnato. Però ci sono alcuni momenti dei quali vi vorrei parlare, perché si sono proprio svolti nella vostra terra. Intanto, il patto, diciamo, l'incontro fra mafia e logge massoniche nasce dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, anzi addirittura prima, perché questo sbarco, che come forse sapete è stato favorito da Cosa Nostra americana, quindi ci sono state trattative, favorito ovviamente da Cosa Nostra siciliana, fu preceduto da una serie di missioni nell'isola di Frank Gigliotti, che era un agente dell'OSS,
Office of Strategic Services, poi divenne agente della CIA, il quale si reca in Sicilia, era dirigente alla Crisi, era un massone molto importante in America del rito scozzese antico ed accettato, affiliato alla loggia Garibaldi di New York, e comincia a prendere contatti non solo con le organizzazioni mafiose, ma con tutta la rete della massoneria siciliana. Nel 1925 la massoneria era stata sciolta dal fascismo. In Sicilia le logge si ricostituiscono quasi immediatamente e sono tantissime, e comunque era rimasta viva tutta una tradizione massonica, soprattutto legata alle obbedienze di Piazza di Gesù. Se volete poi spiegheremo la differenza tra Piazza di Gesù e il Grande Oriente d'Italia, che sono le due più importanti obbedienze massoniche italiane. Bene, questo Frank Gigliotti comincia a concepire un'alleanza fra massoneria e organizzazioni mafiose proprio in funzione anticomunista, cioè per creare un soggetto politico che possa in qualche modo arginare, perché già in quegli anni ovviamente si cominciava a pensare quale avrebbe potuto essere il destino del nostro paese, ed è il primo che ha questa idea. La perseguirà negli anni successivi, perché sarà lui l'artefice della unificazione massonica importantissima del 1960, quella tra i due tromboni della massoneria italiana, concepita anche questa in chiave anticomunista, e comportò l'ingresso nel Grande Oriente di persone legate alla veste eversiva e alle organizzazioni mafiose, nel tentativo di spostare a destra il Grande Oriente d'Italia, che era invece un'organizzazione massonica con una tradizione democratica antifascista, al quale erano anche affiliati esponenti della sinistra e del Partito Comunista. Fatto sta che quando Frank Gigliotti esce di scena, entra in scena simultaneamente il suo genere, e quindi molte interpretazioni fatte già all'epoca della Commissione parlamentare, ma poi in confessione di studi successivi, si parla di una successione tra Gigliotti e Gelli, che continua a portare avanti questo progetto. Adesso non abbiamo, giustamente dice Paolo, abbiamo per scontato quale sia stato il ruolo della loggia massonica P2, anzi diciamo della sua cabina di regia, perché poi si parla sempre di Licio Gelli, perché in realtà c'era un coppa, c'era una cabina di regia che ha preso delle decisioni drammatiche, come ad esempio della strage alla stazione di Bologna, ma anche altre. E torniamo alla Sicilia. In Sicilia vi erano delle logge NATO. Che sono le logge NATO? Sono delle logge di militari e civili americani che erano state costituite non appena si sono insediate le basi NATO nel nostro paese. I piedi lista di queste logge non sono stati tutti rinvenuti, alcuni sì, dalla Commissione parlamentare P2. I piedi lista siciliani, ad esempio, non li abbiamo trovati, ma vi è la certezza che vi fosse una loggia NATO ad Agrigento e una a Messina. Ma c'è di più, perché nelle logge insegnate si può arrivare soltanto al terzo grado massonico. Quindi tutti gli americani, civili e militari, che avevano invece gradi molto più elevati, perché la massoneria si può arrivare al 33esimo, avevano dato luogo a delle organizzazioni militari riservate a coloro che nel rito scozzese avevano appunto raggiunto dei gradi più elevati. Da un carteggio sequestrato dalla Commissione P2 risulta che la maggior parte di queste organizzazioni si trovassero in Sicilia. Andiamo avanti. Il finto sequestro, poi dedicherò uno spazio particolare ai fatti del 77, perché quelli che si fanno in Sicilia sono il patto di ritardazione tra destra e destra, ma il finto sequestro di Michele Scarona, di cui sicuramente in qualche modo, se non vi siete occupati, sapete che Scarona nell'estate del 79 si trovava in Sicilia per lanciare il suo grande ricatto, si curò di essere stato sequestrato da un'organizzazione sedicente rivoluzionaria, si fece ferire, sostenne il progetto separatista di Stefano
raccontate, e questo viaggio e il suo soggiorno furono organizzati e sostenuti da un'organizzazione massonica denominata CAMEA, Centro Attività Massoniche Esoteriche Accettate, attraverso Joseph Michele Grini, padre esponente del CAMEA, che prese in consegna Sindona, lo portarono a Palermo. Era cameina anche Francesca Paola Longo, la compagna di Giorgio Michele Grini, che portò Sindona a Palermo. La cosa però che poi si è potuta approfondire proprio nelle commissioni parlamentari d'inchiesta è che nel processo milanese dei giudici Colombo e Turone, quello iniziale, cioè la loggia P2, e che il progetto del CAMEA era un progetto molto più ambizioso. Michele Grini aveva ricevuto incarico dalla massoneria americana e dall'amministrazione americana di recarsi in Sicilia, cosa che lui fece con Sindona, ma già aveva cominciato a fare nel 77-78. E nel 77, non dimentichiamoci, un summit massonico importantissimo a Largo di Ustica, dove si decide la strategia che dovranno tenere anche le massonerie internazionali rispetto ai problemi politici italiani. Viene in Italia e cerca di unificare tutte le sparse famiglie, perché la massoneria italiana, soprattutto nelle sopravvivenze di Piazza del Gesù, ha tantissime facce. Ecco, intenta questa unificazione in chiave antirumanista. Si reca innanzitutto ad Arezzo, ma poi soprattutto in Sicilia, gira tutta la Sicilia, si costituiscono dei club in cui si parla appunto di persone, dei massoni eletti con le spiccate qualità che devono arginare l'avanzata del Partito Comunista. E qualche cosa devono concedere anche alla mafia, quindi anche se non ci credono fino in fondo, perché Sindona non ci credeva fino in fondo, promettono che sosterranno il golpe separatista dei mafiosi. Ora, ogni volta che c'è bisogno di coinvolgere Cosa Nostra, la stessa cosa era accaduta nel 70, quando si tenta di far partecipare uomini di Cosa Nostra al tentativo golpistico, la stessa cosa accaduta nel 73, nel 74, cosa si offre come controparte? Il separatismo, che è il sogno, diciamo, mafioso di sempre. La Sicilia libera, indipendente, che decide il suo futuro, il suo destino, e decide i suoi affari e le sue cose. Quindi nel 79 c'è il ruolo di questa organizzazione massonica, della quale si occupò anche Giovanni Falcone, che peraltro aveva una sua sede nazionale a Santa Margherita Ligure, frequentata da Montale ma anche da Roberto Campi. I sequestri fatti non riuscirono a portare alla luce tutti gli iscritti nelle logge del CAMEA, quindi molti sono rimasti sconosciuti. Questa organizzazione, come vi dirò dopo, era anche frequentata in Sicilia dal 1800. Il CAMEA aveva tra i suoi soci fondatori Giovanni Alavena, che era stato il capo del servizio segreto militare in Sibar dal 62 al 66 e che poi risultò anche iscritto a Partito Comunista. Quindi era un'organizzazione massonica molto, molto complessa. Poi, prima di lasciare ampio spazio al 77, che forse è l'evento più importante perché pesa ancora sui nostri giorni e ha pesato moltissimo sulla stagione del 91-93, e dovete poi pensare che quando Giuseppe Mandalari, commercialista di Totò Riina, decide di fondare a Palermo una sua obbedienza massonica, l'Accademia di Alta Cultura, dove vi sono delle logge coperte, queste comprovate, ancora una volta gli iscritti a queste logge non sono stati rinvenuti, la prima cosa che fa riconosce le logge di Giovanni Grimaldo, tra parentesi, quelle di cui forse avete sentito parlare, che operavano sotto la copertura a Trapani, in via Carrega, del centro culturale Scontrino, quelle che furono poi, erano piene di mafiosi, purtroppo anche di magistrati, di amministratori, di esponenti delle forze di polizia, di commercialisti, eccetera. La stessa cosa del resto si
quando Giovanni Falcone, sempre nell'86, dispone un sequestro nelle logge di Roma 391, le logge di convenienza di Piazza del Gesù, che si chiama Gran Loggia d'Italia, e in queste logge, che era una coperta, ma le altre in teoria dovevano essere logge regolari, oltre ai mafiosi, Falcone trovò i nomi di suoi colleghi, imprenditori, medici, professori universitari, tanti militari, magistrati, tanti esponenti delle forze dell'ordine. Quindi proprio quella borghesia mafiosa, cioè trovò la greca dei rappresentanti di tutte le città importanti della Sicilia. Vi era soltanto una loggia coperta, che era quella più importante, la Diaz, ma anche in tutte le altre questa era un po' una conversazione. Allora Mandalari riconosce le logge di Via Carrega, e queste logge ve ne erano due molto importanti, la Isi dei due e la loggia C, di cui non fu trovato il piedilista. Stiamo parlando di Trapani, quindi la città dove si erano verificati tragici eventi, e riconosce le logge catanesi di Antonino Pappalardo, che entrano subito a far parte della sua comunità. Catania del resto tornerà alla ribalta più tardi, quando si scoprirà che la loggia coperta calabrese, che poi diventerà la super loggia di Franco Freda, perché nel 79, i discorsi sono un po' complessi, scusatemi se volete interrompiamo, però nel 79 Franco Freda, cioè uno degli esecutori della strage di Piazza Fontana, mentre si celebrava a Catanzaro il processo appunto per Piazza Fontana, riesce a fuggire con l'aiuto di esponenti della destra eversiva e dell'Andrangheta, e decide di costituire una sua loggia massonica, che dato il livello fu chiamata la Superloggia, e questa loggia, così come la loggia coperta di Reggio Calabria, dalla quale aveva attinto molta parte degli affiliati, aveva per motivi ulteriori di copertura due filiali, una a Catania e una a Siena. Vi dicevo di tutte queste appunto. Quindi diciamo che con Mandalari, con Grimaldo, in Sicilia si arriva alla costituzione di una vera e propria ordine di logge massoniche coperte, coordinate tra di loro. Ma poi c'è anche molto di più, perché come ricordo nel mio libro, attenzione a portare un faro di luce soltanto sulle logge massoniche. Quando lo si fa bisogna dare nomi a tutti. Questo perché sono sempre molto indigno quando sento massoneria, massoneria, ma quale massoneria? Chi sono, dove stanno, cosa fanno e di che cosa possiamo accusarli. Però accanto a questo poi è tutto fiorire in quella stessa stagione di ordini cavallereschi illegittimi, che, nei quali entrano sia gli esponenti di Cosa Nostra, proprio per l'ordine di scuderia, oltre alle logge massoniche coperte, entrare in questi ordini. Che sono l'ordine templare di Trapani, in pochi mesi a Trapani 200 mafiosi diventano cavalieri, un sedicente ordine dei cavalieri del tempio, l'ordine del Santo Sepolcro parallelo, l'ordine di Malta parallelo, la Malta Rossa o si usa, sono associazioni segrete palesemente che attraverso le doppie appartenenze con le logge massoniche occulte e le doppie appartenenze con altre associazioni paramassoniche, tipo il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, anche questo nato a Palermo, danno luogo ad un, ecco, io la chiamo la holding, che mi ricorda la Fabbra della Magliana, perché diventa come una base di servizi, cioè che cosa ti serve, cosa si può fare rispetto a quello che si deve fare, utilizziamo questo piuttosto che quest'altro. E quindi diventa sempre più complicata anche la lettura di quello che è il sistema criminale del nostro paese. Ma torniamo al 77, così poi chiudo anche per lasciare più spazio alle domande. Grazie ai collaboratori di giustizia è stato possibile ricostruire che nel 77 un'organizzazione massonica occulta
Poi in realtà abbiamo capito che i mafiosi erano stati spalmati in più logge massoniche occulte, chiede ai mafiosi di fare il grande passo. Non che prima i mafiosi non fossero entrati in logge massoniche, però in modo del tutto casuale, non era un progetto, non si pensava di poter fare delle cose insieme. Nel 77, dopo una discussione che spacca i vertici di Cosa Nostra, si decide di aderire a questa proposta. E così entrano nelle logge occulte i capi di tutte le più importanti famiglie mafiose dell'isola. Ad esempio, i primi a scattare sono i catanesi di Vitto Santa Paola e Pippo Calderone, se ne partono una mattina per raggiungere a Palermo i rappresentanti della massoneria e decidere in quale logge entrare. E la macchina dove viaggiano è guidata da un massone che si chiama Gianni Chisena, ma l'accompagnatore ufficiale della comitiva che deve guidare la performance dei mafiosi nelle logge è un tale Luigi Savona, che è il capo delle logge massoniche coperte di Torino, che aveva costituito con Mandalari questa organizzazione massonica in Sicilia, che sapeva che sarebbero stati gli accordi e quindi bisognava preparare dei contenitori ad hoc per far entrare i rappresentanti di Cosa Nostra. I contenitori sono le logge di Palermo, le logge di Trafani, le logge di Catania e così via. E questo Savona è anche un grande consule, dove ad esempio a Torino ospitava le riunioni di Ordine Nuovo, quindi un'altra figura, l'alter ego peraltro di Allegata, un'altra figura che rappresenta proprio la triade del sistema criminale, rappresenta tutte queste tre. Per dirvi quanti intrecci, ad esempio in Sicilia è molto forte l'ordine martinista, le logge dell'ordine martinista, però per essere un martinista bisogna già essere stati affiliati in una loggia massonica. Mangiamini, che aveva ospitato Andrea Sponzani, Mauro Fioravanti, poco prima della strage di Bologna, e che fu ucciso subito dopo la strage di Bologna per le cose che aveva sentito dire dai due persone quando erano ospiti nella sua abitazione. Io era dell'ordine martinista, anche Roberto Incartona, il quale sentito a Bologna non ha saputo dire in quale loggia abitasse, ma attenzione perché è tutta una rete di logge martiniste in Sicilia. Fra l'altro Mauro Fioravanti si trovava in incognito presso l'abitazione di Mangiameni, addirittura la moglie di Mangiameni scoprì chi fossero i due che si facevano chiamare Marta e Riccardo soltanto dopo la strage di Bologna, quindi erano lì in una situazione di assoluta segretezza. Eppure Mangiameni organizzò un incontro con chi? Con Gaspare Caranizzo, che è un massone importante siciliano e che, stando ad alcune attendibili testimonianze, perché sono quelle di Gioacchino Pennino e Angelo Stino, quindi diciamo due collaboratori di giustizia del peso più o meno di Buscetta, dichiarato che questo Caranizzo faceva parte della loggia del 300. Cos'era la loggia del 300? È venuto fuori, e questo è molto importante in relazione anche alla strage di Bologna e al delitto Mattarella, perché come avete sentito c'è una chiave di lettura per la quale sarebbe stato Mattarella in scambio di favore. Questa era la pista di Giovanni Falcone, della pista che si riprende anche nelle motivazioni della sentenza. Che sono state messe in note da poco. Che stavo dicendo, scusate, mi perdo degli anni delle cose che dico. Allora, si sono ricostruiti i viaggi negli anni 78, 79, 80 di Licio Gelli in Sicilia. La loggia P2 avrebbe avuto dei rapporti molto stretti con la loggia del 300. La loggia del 300 è la loggia fondata da Stefano Bontate, dopo essere entrato nel 77 in massoneria, decide di fare un passo da gigante, cioè diventa maestro venerabile di una sua organizzazione massonica
che si chiama Loggia dei 300 perché circa 300 ne erano gli affiliati. Ma non basta, decide di dar vita ad una, chiamavola di nuovo ordine, insomma, ad un patto di azione con le logge coperte calabresi e quindi stabilisce dei rapporti con la superloggia di Franco Freda. Allora, il fatto che Licio Gelli possa aver avuto dei rapporti continuativi con Stefano Contrade, tanto che si parla della Loggia dei 300 come di un'appendice della Loggia Massonica, diversa dai gruppi operativi della P2 che esistevano, che furono rinvenuti anche nella documentazione in Sicilia, diventa, dopo quello che si è scoperto, per carità, tendiamo un appello rispetto ai mandanti delle strage, gli organizzatori di Bologna, diventa secondo me una vicenda di straordinario interesse, peraltro suffragata da tante altre testimonianze. Cioè Gelli veniva in Sicilia, Gelli partecipava a riunioni massoniche con Contrade, a volte queste riunioni erano aperte anche ai rappresentanti del Camera. Allora c'era un interesse esoterico, una cosa del genere, oppure dovevano tramare e organizzare qualche cosa insieme? E questo qualche cosa potrebbe anche essere, come dice Volo, probabilmente è la menina che aveva in mano Marcone, no? Perché Volo, Stefano Volo, purtroppo deceduto, amico di Francesco Mangiaveri, è quello che racconta a Marcone le riunioni che si sarebbero svolte a casa di Gelli prima di Benito Mattarella e ancora una volta a casa di Gelli prima della strage alla stazione di Bologna, e colui che parla dei rapporti dei narri e quindi ricostruisce tutto quello scenario che poi adesso ritroviamo nella sentenza di Bologna. Per carità, dobbiamo andare avanti, ascoltiamo gli appelli, però quello che volevo dirvi, e forse da quel poco, tanto che ho detto perché ti avrò anche annoiato, e poi perché devi seguire queste cose, è che c'è tutta una storia, un mondo parallelo, e di cui dobbiamo, quando parliamo, quando ricostruiamo le vicende, dobbiamo tenere conto. Perché in Sicilia in quegli anni operava di tutto, poi c'era anche la radio, come sapete, e insomma c'era un forza appunto di associazioni, massoni, paramassoni, ordini cavallereschi, logge NATO, c'era Glabio, c'erano i rapporti con la 'Ndrangheta, con la massoneria calabrese, ma anche ovviamente, ecco, che poi veramente chiudo, sono quei rapporti, quei collegamenti tra organizzazioni mafiose, destra eversiva e massoneria deviata, che ritroviamo nella stagione eversiva 91-93, perché quando nascono le leghe, che sono il primo passo, il terzo passi più delittuosi e più inquietanti, chi le fonda queste leghe che nascono a decine e decine nel 90-91? Se andiamo a vedere la relazione della DIA su queste leghe, i soci fondatori sono tutti massoni, mafiosi e tutti vecchi arnesi, poi nuovi arnesi della destra terzina. Quindi le alleanze del passato si sono ridotte, non sappiamo come stanno le cose adesso, ma certamente dobbiamo poter anche leggere, non dico la storia, ma insomma gli atti giudiziari, gli atti parlamentari, tenendo conto di quest'altro mondo appunto che non sta fermo, che continua ad agire. Beh, ragazzi, allora, l'intreccio che è stato raccontato è estremamente complesso e devo dire anche difficilissimo da seguire. Quello che si percepisce è ovviamente che c'è stata una ragnatela di relazioni che si è mossa in maniera sotterranea rispetto alla vita, come dire, ufficiale dello Stato. E se questa ragnatela non avesse fatto nulla, probabilmente potrebbe essere, come dire, un fatto normale. Quello che sembra, quello che emerge da questa descrizione è che questa
intervenuta per determinare dei fatti criminali che poi hanno condizionato in maniera assolutamente evidente la vita, la democrazia dello Stato repubblicano. L'omicidio Mattarella, sull'omicidio Bachelet non era stato la comunità delle Brigate Rosse. No, però questo qua è un fatto da chiarire. E l'omicidio Mattarella, l'omicidio Bachelet, fino ad arrivare a questa vicenda della strage di Bologna, io ho avuto l'opportunità di leggere velocemente la sentenza e devo dire, insomma, si rimane molto, molto colpiti, è vero che ancora una sentenza di grande Cassazione, quindi io mi metto domani, scusate, ma deve andare in Cassazione, però emerge proprio quello che ha detto la dottoressa, cioè emerge che i magistrati hanno raccolto una serie di archivi e di sentenze separate tra di loro che, presi separatamente, non danno un'idea della ragnatela della rete e sono riusciti anche grazie al lavoro sulle fonti ufficiali a ricostruire un percorso organico che, e devo dire, anche a me che sono, diciamo, uno che ha una visione molto poco complottista della storia d'Italia, ha lasciato particolarmente colpito, anche perché è espressione di una verità giudiziaria questa, alla luce da adesso, poi non sappiamo in Cassazione, c'è la pena. Ma al di là della verità giudiziaria c'è anche la verità sola, ovvero la verità che gli storici costruiscono sulle fonti, che è la cosa importante, fonti che a loro volta sono fonti raccolte dalla magistratura e quindi sono fonti che sono state raccolte con un preciso obiettivo, che è quello di arrivare a definire un colpevole o un innocente. Voi sapete, come abbiamo cercato di dire, che le fonti vanno sempre lette in relazione all'obiettivo di chi le ha emesse e nello specifico di chi le ha raccolte. Quindi ci troviamo di fronte a un percorso molto complesso. E la forza del ragionamento che fa la dottoressa Amendola e che viene fuori dalle due relazioni è quello. E viene fuori anche dalla sentenza in appello sulla strage di Bologna, è quello di, attraverso uomini che si muovono, ecco, la dottoressa vi ha dato una dimostrazione di come bisogna ragionare sulle logge, sugli uomini che rappresentano, su chi ce l'ha dentro, su come si muovevano, sugli intrecci che costruivano, sui nodi che creavano nella rete, che è difficile da seguire, però emerge questa idea di una rete che poco si costruisce. Dalla sentenza, dal libro dell'autoressa, nonché per quanto riguarda la dimensione mafiosa, dal libro dell'autore, quello che emerge è che un percorso che ha alcuni elementi fondativi nella storia precedente d'Italia, fin dallo sbarco alleato, attraversa tutta, costruisce i nodi attraverso le relazioni e, come dire, emerge pubblicamente nei momenti delle stragi. Ovvero, tutti i passaggi fondamentali. Adesso io non so fino a che punto, per esempio, in tutta questa storia, ma il gruppo lo dice, emerge il 69, cioè la strage di Piazza Fontana, la strage di Piazza della Loggia, la strage dell'Italicus, fino ad arrivare a Bologna, ma questo ci dice anche fino ad arrivare alle stragi del 92-93, quelle di Firenze, e quelle di Milano, che sono le due stragi che sono avvenute nel momento in cui
potremmo dire oggi, ma questo ci manca, perché secondo me è poco credibile e appartiene a una versione molto social delle cose. Però quel nodo 92-93 è un nodo centrale, perché là finisce una fase e finisce con delle stragi e ne inizia un'altra, che è la cosiddetta fase della Seconda Repubblica. Che stragi in quanto tale non abbiamo visto, ma che è, diciamo, la storia di una dimensione politica che vede disfarsi il mondo dei partiti, vede disfarsi la modalità attraverso cui si sono creati i nuovi tra i partiti dello Stato e vede emergere invece questa dimensione del populismo, questa dimensione che comunque non è più facilmente decifrabile con le stesse categorie con cui abbiamo decifrato la situazione degli anni 90 sostanzialmente, perché proprio cambiano le modalità in cui ci si aggrega. Adesso io non so, quando la dottoressa diceva ci fermiamo al 92-93, se ci fermiamo secondo la sua lettura al 92-93 o se andiamo avanti. Addirittura abbiamo, che ne so, il capogruppo che dice
c'ero presente all'iniziazione di Enrico Pino, il nome di Pino non è Mendeleev, insomma, inutile che ti sto a dire quante cose si sono trovate per arrivare alla conferma che Mendeleev non sono completi. Probabilmente il numero è circa 3.000, perché di questo mi ha parlato anche recentemente l'ex gran maestro Giuliano Di Bernardo, il quale ha detto che quando è stato eletto gran maestro, attraverso un confratello Gelli chiese di regolarizzare i suoi affiliati alla G2, di farli rientrare nel Gran Oriente d'Italia, erano circa 3.000, in cambio gli prometteva buona parte dei fascicoli personali di costoro, il che vuol dire poter tenere in pugno l'Italia che conta. Ora tu mi dici, se a Castiglionfibocchi abbiamo trovato i ministri della Repubblica, banchieri, capi dei servizi, direttori di giornali, capi di Stato Maggiore, eccetera, ma chi poteva mai esserci in quell'elenco non rinvenuto? Che a questo punto sarebbe stato lo stesso Gelli a decidere di portare un luogo più sicuro per occultare questi nominativi. Probabilmente transitarono nella loggia del Comune del Mente, nella loggia di Monte Carlo. E comunque c'è da dire che questa è una certezza, che anche quando fu sequestrato l'archivio di Licio Gelli a Montevideo, dopo dunque siamo nel maggio dell'81, sì, un po' dopo Castiglionfibocchi, insomma qualche mese dopo, questo archivio fu fotocopiato ma restituito a Gelli, quindi l'Italia è arrivata soltanto dei fratelli, quindi Gelli rimase in ogni caso nella disponibilità di tutto il suo potere ricattatorio e di tutti i fascisti. Quindi gli iscritti alla P2 erano 2.500-3.000, molto probabilmente erano 3.000. Addirittura ci sono degli iscritti alla P2 che sono venuti a dirci ma perché il mio nome sì e quello no, che io mi sono iniziato nello stesso giorno con lui, stava con me, e se la prendono con un maestro venerabile che ha fatto quindi queste scelte, alcuni sì, alcuni no. Allora, è vero che adesso magari saranno tutti morti, no? Per carità, quelli sono in vita, lo sappiamo benissimo. Però prova a pensare quindi questa rete vista dal 1981 finché non si è in qualche modo dissolta per età e per vetustà, secondo te non ha continuato ad operare, a fare qualcosa, inquinare, a muoversi? Io penso proprio così, magari tra 40 anni capiremo cosa hanno fatto, ecco, perché poi alla fine la giustizia italiana c'è vita, non è come in altri paesi dove non si sa mai chi ha ammazzato Kennedy, ecco, alla fine non ci arriviamo. Purtroppo è così, è una rete occulta che è rimasta in vita. Tant'è vero che nel 91, io avevo accennato alle leghe, Gelli ci mette la faccia, è il primo che costituisce le leghe, ci mette una quantità enorme di denaro e ritorna in gioco con tutte le sue trame, con tutto il suo potenziale. Perché fa questo? Chi glielo fa fare? Evidentemente i giochi vanno avanti, le trame continuano, ci sono ancora dei ricatti, c'è ancora la volontà di orientare le scelte politiche di questo paese, magari glielo dice qualcuno che lo sta in Italia, magari a lui, questo non lo so, però esattamente come dici tu, hanno continuato. Ora la connessione con Pecorelli sul numero degli iscritti non l'avevo, perché poi Pecorelli certo scriveva della P2, di tutte le trame linguiste, di quello che avveniva nel Grand Oriente, perché era lui stesso un affiliato, e fra l'altro a differenza di quanto si è detto in trasmissione televisiva è stato affiliato da molti anni, quindi le cose le sapeva e le sapeva bene. La domanda del professore. Allora va, così no.